Volley femminile domani sera a Casal Maggiore ospita Novara nell'atto conclusivo della stagione regolare. Da settimana prossima sarà già tempo di playoff. Ultima giornata di regular season e al Palaradi va in scena un grande classico per i colori rosa. Casalmaggiore ospita Novara e anche se in termini di classifica i punti in palio a Cremona non provocheranno cambiamenti, la rivalità tra le due squadre accende il duello di sabato sera. È più Pomì e Igor Gorgonzola si sono contese uno scudetto, una Supercoppa italiana e una semifinale playoff nell'ultimo lustro. Il presente ha divaricato le distanze. Le piemontesi sono certe del secondo posto in graduatoria, attendono le semifinali di Champions League e in bacheca hanno già messo il primo trofeo del 2019, la Coppa Italia vinta a Verona contro Conegliano e firmata da un ex rosa come Letizia Camera. Tra le fila novaresi c'è anche Francesca Piccinini, che con Casalmaggiore vinse Supercoppa e Champions League e che oggi viene centellinata da coach Massimo Barbolini, il re di coppe ai tempi rosa. Per la VBC, che non si schioderà dal sesto posto in classifica, l'obiettivo è di chiudere in bellezza una regular season fatta di alti casalinghi e di bassi esterni, di vittorie con le piccole e sconfitte con le grandi. In Baslenga il primo pensiero è arrivare pronti all'appuntamento del 6 aprile, giorno di gara 1 dei quarti di finale scudetto. Resta solo da capire chi sarà l'avversaria. A Scandicci basta un punto in casa contro Brescia per prenotare l'albergo all'ombra del Torrazzo e a Casalmaggiore la possibilità di incrociare le toscane non dispiace affatto. Prima però c'è il duello con Novara, trampolino di lancio verso la post-season.